Uccisa per strada a colpi di accetta, il delitto, pari a sfondo passionale, è avvenuto vicino a un ufficio postale in provincia di Varese. Sospettato è l'ex marito della donna. L'ex marito non aveva mai sopportato la separazione e aveva continuato a importunare l'ex moglie, che da qualche tempo viveva col figlio più giovane. Dopo la notizia del telegiornale delle 13, si presenta in caserma il signore che affilò l'ascia la sera prima a lui, dove si era recato dicendo: affilami l'accetta che domani sterminerò la mia famiglia. E siccome lui sapeva che mia madre non era mai da sola, cioè immaginava che quella mattina ci potessi essere io piuttosto che mia sorella o mio fratello, lui avrebbe voluto comunque eliminare tutti. A quel punto lì i carabinieri dicono: no, da questo momento voi siete sotto scorta in tre posti differenti, vi dobbiamo separare. E qui ricordo appunto lo sconforto, perché cioè non avevo neanche più mia sorella, mio fratello con cui, ma mi ritrovo in casa da solo con questo carabiniere H24. Mi ricordo la rabbia che avevo nei confronti di chi in quel momento mi stava proteggendo, che erano i carabinieri, nel vederli mobilitati solo in quel momento, non magari la settimana prima, quando invece noi gli dicevamo: guardate che lui sicuramente ci farà del male. Mia madre non poteva uscire di casa, non poteva parlare con il vicinato, non, proprio isolata. Per me bambino era normale vedere picchiare la mamma, vedere tirare e lanciare le cose. Ma mia madre dice che la prima sberla che ha preso mio fratello aveva 6 mesi, ma proprio sberle di quelle potenti da farlo cadere dal seggiolone, per intenderci, e da lì non ha mai smesso. Noi da bambini non potevamo neanche giocare. Comprava i giocattoli dei figli degli amici, ma se poi questi ricambiavano, arrivati a casa, regolarmente lui prendeva il giocattolo o finiva, se era inverno finiva nella stufa, se era estate finiva nella pattumiera. C'era vietato guardarlo in faccia, perché noi comunque dovevamo abbassare lo sguardo. Mi vedo oggi, Giuseppe, 46 anni, e dico: vabbè, stiamo parlando di un'altra persona. Faccio lo strumentista di sala operatoria. Ragazzi, buongiorno! Il mio sogno era fare il chirurgo. Lui, prima di essere un assassino, è stato un ladro, perché mi ha rubato il sogno. Lui mi scriveva dal carcere. Quando l'ho incontrato 3 anni fa, gliel'ho detto: sì, scusami una cosa, ma tu ti rendi conto che mi hai rovinato la vita? Lui, proprio stizzito, mi dice: sì, ma mi sono rovinato anche la mia. Mi ha detto: guarda, evidentemente io e te non abbiamo più nulla da dirci. Lì è stata la prima volta che lui ha abbassato lo sguardo. E lì ho detto: ok, stavolta ho vinto io. Questa è la panchina che verrà dedicata in memoria a mia madre. L'idea di farlo tutto su una riga non è male, verrà ultimata da degli studenti di un liceo di Milano, il liceo Vittorini. Vai, agita, vai. La parte iniziale. Ma che effetto mi farà quando verrò tutti i giorni e leggerò il nome di mia madre? Eh sì, è un po' come venirla a trovare tutti i giorni. Io avevo 19 anni, non ho mai visto uno psicologo, mai, perché io dalla settimana dopo ho dovuto iniziare a pensare di mettere insieme il pranzo con la cena. Se mi immagino minorenne, non ho più pari idea di che fine avrei fatto.